Sentiamo nessun dorma. Questo pam pam pam, che è la tua formula magica della vittoria, sta alla base di tutta l'opera, tutta, tutta, sta in ogni pagina. Vincere, pa non perdere, non vuoi morire così, no, vincere, padre. Le stelle, tu, quelle sono identiche tra di loro. Le stelle che... Anzi, sono quattro di Sbattono fila. aperto? Un pochino, erano semplicemente un po' diverse. Guardi le stelle che... E poi hai tre. Mille stelle che tremano d'amore. La prima E è tonica ed è chiusa. L'ultima E è atona ed è comunque chiusa. Qual è la differenza? Che la prima è più lunga, è percepita per un tempo più lungo, sono la stessa vocale. Il compositore nello scrivere tiene conto di questa cosa. Quelle Ok. chiuse toniche sono semplicemente un po' più lunghe, quindi alle vocali atone non darà mai un'importanza ritmica rispetto a quelle toniche, ok? Quindi... E soprattutto nei casi in cui, per esempio, hai una nota con tante vocali sotto e quindi devi scegliere quale far sentire di più. Questa è un'altra cosa che fa la differenza. Un sacco di cantanti cantano tuo, mio, ed è brutto a lungo andare, invece no, perché molto spesso parole come tuo e mio il compositore le mette sotto un'unica nota, anche se sono due sillabe. Invece la tonica si deve sentire di più e la atona non solo si deve sentire di meno, ma deve anche restare chiusa, perché così ingombra meno spazio e meno tempo, letteralmente, e a volte deve proprio diventare una schwa. Che tremano d'amore e di speranza. Sì. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, no, no, sulla tua bocca. Sento ba, ed il mio ba, ed il mio ba, ciu, no, ciu, Hai ciu. chiuso? E certo, perché scioglierà, quindi l'accento è sulla finale. Per questo l'altra volta ti facevo notare l'assonanza tra ciu e sciu, ciu, sciu, ciu, sciu. Ed il mio bacio scioglierà, bacio sciù, bacio sciù. Ma il show è triple, right? Esatto. No. Ah, perché, ok. Ed il mio bacio scioglierà il Esatto. silenzio che ti fa mia. Di là. Dileguo a notte, tramontate stelle, tramontate stelle, Same as before. Stelle, stravoltate stelle, esatto. tramontate stelle, all'alba vincerò, vincerò, Bravissimo. The reason why stelle is closed is because it derives from the Latin stilla with an I, which means drop. The actual word would be astro. Stilla is the poetic form because they looked like drops in the sky. È strano che ti scriva vincere padre, perché non è, in italiano si dice vincere, non vincere. Vincere richiama proprio vincerò, la forma futura, e quindi ti mette proprio lo spell che dopo userà. Vincere
padre nella sua bellezza, quindi è significativo che lo faccia così. Vincere, non perdere, non vuoi morire così, no, vincere, padre, voglio vincere, padre nella sua bellezza. Vincere padre nella sua bellezza, sì, Esatto. ok, sì. Vincere gloriosamente nella sua bellezza. Qui lo spell torna tantissimo. Vincere Vincere gloriosamente. gloriosamente nella sua Tutte, tutte bellezza. uguali quelle chiuse. Vincere gloriosamente nella sua bellezza. Non ce n'è nessuna aperta. Vincere gloriosamente nella sua Esatto. bellezza. Ti fa capire l'importanza della sh. La sha tipo sa, vedi come la abbina perfettamente alla doppia S. Sha sa, sha tipo sa, Lasciate sha tipo che passare. sa, esatto. Il lavoro del librettista è questo, perché poi deve venire fuori un mosaico che rimane come se fosse, la parola diventa un logo che rimane impresso immediatamente. Bacio, sho, sha tipo sa. Cioè tutte queste allitterazioni dalla cultura del librettista vengono soppesate, come quando un profumiere, un naso deve creare un profumo, diventa un gioco di dettagli perfetti che sembrano di scarsa importanza, ma innanzitutto ti aiutano tantissimo a cantare, perché la musica poi è stata scritta su quello, e soprattutto il pubblico sembra che all'improvviso passi dal guardare un film con la definizione di internet degli anni 90 a guardare un film in 4K, cioè improvvisamente tutto diventa, cioè hai 5 volte i pixel, tutto diventa definito, quindi anche per chi non capisce la lingua, la comprensione aumenta tantissimo. L'italiano è bello per quello, perché ti sembra di capirlo anche se non lo capisci. Visto quante volte torna il tuo magic spell, sì, pro. Fuma di, poi ce l'hai ripetuto un po' più rallentato, questo pam pam pam, che è la tua formula magica della vittoria per vincere, e sta alla base di tutta l'opera, tutta, tutta, sta in ogni pagina. Qui in una sola frase ce l'hai 3 volte, all'inizio con il tempo corto e 2 con il tempo più lungo. Si profuma di le scurità, sta dovunque. Ah no, è corta pure alla fine, incredibile, è dovunque, dovunque. Cioè la cosa assurda è che non c'è una riga dove non ci sia, ma uno non se ne accorge. Perciò ti dicevo le assonanze, cioè ci sono dei dettagli che diventano strutturali, strutturali. Sì. In italiano, gli italiani non sono consapevoli dell'esistenza della schwa perché non la scrivono. Qualsiasi cosa non abbia un corrispondente grafico, uno ne è inconsapevole, ma chiunque tranne noi la sente quando parliamo, perché noi la mettiamo in un sacco di punti la schwa, però non ha un corrispettivo grafico nell'alfabeto, come in tutte le altre lingue. Cioè, in italiano la usiamo tanto, se tu senti Pavarotti, Pavarotti la usava tantissimo. È semplicemente espressiva in poesia, perché per esempio sottolineare la parola, farla capire bene, perché è importante che il pubblico capisca che deve venire fuori questo nome prima dell'alba, ok? Il mio nome prima dell'alba e all'alba, ok? Prima dell'alba. Quindi quello è un fatto solo interpretativo e di gusto, però bisogna tenere presente che nel canto sono particolarmente usate perché sono usate in italiano, e sono usate in italiano perché l'italiano è una lingua che tende ad essere per sua natura sempre legata. Quindi quando ci sono dei nodi di consonanti troppo grossi, noi tendiamo a scioglierli un po' con queste schwa. Va Capisco. bene? Sì. Comunque, credo che Ah, stupendo, tanto. della prima forse riusciamo a finire tutto, non c'è Sì. tantissimo. Poi mi devi dire tu come sei messo. Come metodo, le registrazioni ti sono utili, cioè vale la pena per te averle. Bene, perché non sempre mi sono ricordata di fermare la registrazione quando parlavo. Io di solito cerco di registrarli più puliti possibili, cioè di lasciare solo la dizione, solo ogni tanto, quando penso che aiuterà la memoria. Lascio anche qualche regola, no? Ti dava fastidio, cioè preferisci averli lì solo con l'addizione, o ti aiutava il fatto che... Mi aiutava anche, sì. Ok, quindi non è un problema, voglio dire. No, Va bene. non è.
È un po' più lungo, ma è importante. Ok. Importante.